Benvenuti su fisioterapiarubiera.com, portale di medicina e benessere. La frattura del malleolo peroneale è la rottura di una delle due ossa della gamba, cioè il perone, nella parte esterna. Questo è il malleolo esterno, questo invece è il malleolo interno. Questa frattura colpisce soprattutto giovani e gli adulti, raramente colpisce gli anziani, non è la conseguenza dell'osteoporosi. Quali sono le cause della frattura del malleolo esterno? Sicuramente una caduta e una distorsione. Capita molto spesso che il paziente venga in pronto soccorso che invece di avere la rottura di un legamento a causa della distorsione ha la rottura dell'osso, perché questi legamenti sono molto robusti e quindi strappano via un pezzo dell'osso. Ci può essere anche proprio un distacco parcellare, cioè un pezzo di malleolo che si stacca dal resto dell'osso. Quali sono i sintomi? Il paziente ha dolore nella zona, gonfiore, un ematoma importante, e poi è molto rigido, quindi non riesce a fare i movimenti della caviglia in estensione, flessione e le rotazioni. Non riesce ad appoggiare il piede per terra, quindi zoppica, e poi avrà sicuramente altre difficoltà durante le attività della vita quotidiana. Il dolore per i primi 2-3 giorni della fase acuta è continuo, dopo diventa intermittente solo durante il movimento. Quali sono le complicanze? Ci sono alcune complicanze come infezioni oppure la sindrome compartimentale, cioè si accumula troppo sangue e quindi va a premere contro le cellule, contro i tessuti circostanti e contro i vasi sanguigni, riduce il flusso e la circolazione e quindi arrivano meno nutrienti alle cellule che potrebbero anche morire e questo causerebbe la necrosi. Tra le altre conseguenze anche tardive ci sono il ritardo di consolidamento e la pseudoartrosi, cioè ci sono dei casi in cui l'osso consolida male e quindi ci possono essere delle deformità. Inoltre ci può essere instabilità se la frattura è scomposta. Ci sono delle terapie che possono velocizzare la guarigione, come la magnetoterapia, che riduce i tempi di formazione del callosseo fino al 50%, e la fisiochinesioterapia, cioè la terapia del movimento, in cui il fisioterapista prescrive degli esercizi, li mostra e deve cercare di recuperare sia la forza che la flessibilità e anche l'equilibrio, che di solito si perde dopo una frattura che causa dei tempi di mobilità.